Buongiorno, buongiorno a tutti da Salvatore Boedu, responsabile dello Europe Direct del Comune di Nuoro. Io ho l'onore e il piacere di moderare il webinar 9 Non siamo soli, l'associazionismo a sostegno dei malati, nell'ambito di un interessantissimo progetto dal titolo Yes We Can, No Cancer, piano europeo di lotta contro il cancro, con un focus su seno e polmone. Per molte patologie oncologiche, la ricerca scientifica e la medicina hanno modificato il corso della malattia fino a raggiungere traguardi prima insperati. Parliamo di una completa guarigione o di cronicizzazione per molti anni. La vita dopo il cancro è sempre più spesso una realtà possibile e non più mera speranza. Di conseguenza, anche i bisogni extrasanitari dei malati e delle loro famiglie sono cambiati e chiedono risposte forti e concrete sul piano sociale, economico e lavorativo. La salute vista come risorsa della collettività, non più solo come un bene dell'individuo. Questo webinar mira ad informare i cittadini sui diritti dei malati oncologici, compresi quelli non autosufficienti, in ambito socio-sanitario e sulle associazioni di volontariato a sostegno dei pazienti che contribuiscono a garantire loro una migliore qualità della vita. Il cancro ci riguarda tutti, in un modo o nell'altro. Nel 2020 sono state 2.700.000 le persone nell'Unione Europea in cui è stato diagnosticato un cancro e ulteriori 1.300.000 che hanno perso la vita a causa di questa malattia. Una diagnosi di cancro non solo ha pesanti conseguenze per i pazienti, ma incide gravemente anche sulla vita delle loro famiglie e dei loro amici. Attualmente l'Europa rappresenta un decimo della popolazione mondiale, ma conta un quarto dei casi di cancro nel mondo. L'Europa ha urgente bisogno di un rinnovato impegno a favore della prevenzione, del trattamento e dell'assistenza oncologici, per rispondere alle crescenti sfide poste da questa malattia e per aumentare la possibilità di curarla e di sconfiggerla. Il piano di lotta contro il cancro è la risposta della UE a queste esigenze. Dicevamo, il piano europeo di lotta contro il cancro è l'impegno della UE per contrastare questa malattia e promuovere una vera e propria politica europea sanitaria. Il ciclo di webinar, che si configura come percorso formativo-informativo, si focalizza sul cancro al polmone e al seno, con lo scopo di fornire conoscenza e dunque consapevolezza su queste malattie e soprattutto aumentare la sensibilizzazione alla loro prevenzione, contribuendo così al miglioramento della salute dei cittadini. Chi promuove questo progetto? È un progetto promosso dalla rete degli Europe Direct ed in particolare dall'Università di Chieti, dal Comune di Nuoro che io oggi rappresento, dalla provincia di Verona, da Roma Innovazione Operativo presso il Formez PA, dalla Università di Siena, dal Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, dal Comune di Venezia, dalla Regione Emilia-Romagna Assemblea Legislativa, dalla Provincia di Campobasso e dalla Regione Lombardia. Partner associati per la divulgazione sul territorio di questo progetto sono l'Assessorato Politiche Sociali, Terza Età, Invecchiamento Attivo, Sanità, Politiche Abitative, Diritti LGBT più e Municipio VIII di Roma Capitale. L'Associazione AMNI, Donne per la Salute, Sezione di Trapani. L'Associazione 7 più 1, Ottavo Colle.
il Centro di Documentazione Europea, Agenzia della Coesione Territoriale, la Onlus Diana, Associazione Diritti Non Autosufficienti, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, la Inner Wheel Italia, sezione di Trapani, Club Service Femminile, l'Ordine degli Ostetrici di Palermo, la Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, Ufficio Europa, la Rete Civica della Salute, soggetto civico del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Sicilia, Dipartimento della Programmazione, Strategia di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, che supporta l'iniziativa di Europe Direct Trapani Sicilia e gli Europe Direct coinvolti nel ciclo di webinar. Ancora, partner associati per il riconoscimento dei crediti, l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Trapani, che riconosce il curriculum dell'Istituto per l'Educazione Civica, riferimento obiettivo 3, Agenda 2030, macroarea salute e benessere, l'Università degli Studi di Palermo, corso di laurea in infermieristica, sede di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, che riconosce un ciclo di webinar con crediti formativi per altre attività formative di tipologia F. Il calendario degli appuntamenti, come sapete, per chi ha già seguito questi webinar, è iniziato il 5 di ottobre ed è stato preceduto anche da un'importantissima conferenza stampa presso le istituzioni comunitarie in Italia a Roma. È formato da 10 webinar. Abbiamo già affrontato e realizzato il webinar 1, il piano europeo di lotta contro il cancro, a seguire quello per prevenire il cancro al polmone, ancora la prevenzione e diagnosi del cancro al seno, ancora la curare i tumori con la chemioterapia e l'immunoterapia, l'importanza di una corretta alimentazione nelle fasi di prevenzione e di cura dei tumori, l'importanza dello sport e dell'arte nelle fasi di prevenzione e di trattamento dei tumori, i finanziamenti europei nel settore della salute, gli aspetti psicologici della malattia, non siamo soli, il webinar che presenteremo oggi, e ancora l'ultimo appuntamento del 18 di gennaio che tratta la ricostruzione della mammella dopo la malattia. Di che cosa parleremo infatti il 18 di gennaio, ultimo appuntamento? Parleremo, ripeto, della ricostruzione della mammella dopo la malattia con gli interventi di Vittorio Altomare, direttore della Breast Unit del Policlinico Universitario, Campus Biomedico, professore ordinario di chirurgia che tratterà la chirurgia oncoplastica conservativa, ancora di Pasquale Verolino, dirigente medico Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, da confermare sulla ricostruzione delle mastectomie, e ancora, infine, una presentazione della importante manifestazione Bici in Rosa da parte della collega Claudia Salvi di Europe Direct Roma Innovazione Formez. Ripetiamo ancora, appuntamento importante il 18 gennaio conclusivo, sempre a partire dalle ore 10, e poi veniamo al programma di oggi. Modera il sottoscritto, Salvatore Boedu, responsabile dello Europe Direct di Nuoro. A seguire ci saranno gli interventi di Donatella Oliosi, presidente dell'associazione DIANA, Associazione Diritti Non Autosufficienti, che tratterà della tutela della salute come diritto fondamentale. A seguire Valeria Fava, responsabile coordinamento politiche per la salute di cittadinanza attiva, che tratterà i diritti dei malati di cancro. E ancora a seguire Elisabetta Iannelli, vicepresidente AIMAC, Associazione Italiana Malati di Cancro, che tratterà i diritti dei malati e dei guariti dal cancro e dei loro caregiver, informazione ed advocacy. E ancora le domande e le risposte conclusive con una video testimonianza della presidente dell'associazione Vivere a Colori di Nuoro che segue espressamente i malati oncologici. I nostri riferimenti sono questi che vedete indicati. Noi siamo lo Europe Direct del Comune di Nuoro con le nostre mail, il nostro sito.
e i nostri riferimenti social. A questo punto, dopo aver fatto questa introduzione, io prima di dare la parola alla signora Donatella Oliosi, presidente di ANA Onlus, dico due cose di presentazione dell'associazione. L'associazione Diritti Non Autosufficienti di ANA Onlus è un'associazione di promozione sociale nata a Verona nel 2017 per la tutela del diritto alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei malati cronici non autosufficienti. Dal 2020 fa parte del Coordinamento Nazionale Diritto alla Sanità, CDSA, una rete di associazioni e comitati di regioni diverse che consente di seguire casi in molte parti d'Italia ed ottenere l'attuazione della norma nazionale che prevale su quella regionale. Senza indugio, do e passo il testimone alla signora Donatella Oliosi, presidente di ANA Onlus. Buongiorno, spero che la connessione vada bene perché ho avuto un attimo di blackout in questo momento. Quindi intanto vi ringrazio per l'invito di oggi e credo che questa iniziativa sia molto importante. Tutta l'iniziativa lo è, io direi in particolare questa di oggi che riguarda proprio la presenza dell'associazionismo sui territori. Le associazioni svolgono un ruolo importante perché colmano quello che secondo noi è un vuoto istituzionale. Le persone malate non autosufficienti spesso non sanno come accedere alle prestazioni, quali sono le prestazioni a cui hanno diritto e a compensare, diciamo, proprio questo vuoto sono le associazioni. In particolare l'associazione Diana svolge, come è stato detto nella presentazione, un'attività che riguarda soprattutto la promozione sociale nell'ambito della tutela dei diritti delle persone malate non autosufficienti. Cosa significa non autosufficiente? La non autosufficienza è quella condizione per cui una persona non è più in grado di svolgere i normali atti della vita quotidiana in totale autonomia. E questa non autosufficienza è importante sottolineare, è determinata da condizioni di malattia, da condizioni di carenza di salute. Perché dico che è importante? Perché quando si parla di carenza di salute, chi deve intervenire è ovviamente la sanità, è il sistema sanitario. L'associazione, come ho detto, ha come obiettivo principale, oltre che al riconoscimento, concreto di quelli che sono i diritti, no, delle persone non autosufficienti, qualsiasi sia la condizione, diciamo, la tipo di non autosufficienza, che può essere ovviamente dovuta a condizioni fisiche, psichiche, se pensiamo alle patologie appunto mentali, oppure anche economiche e sociali. Ma lo scopo principale è sicuramente quello di offrire, come dire, gli strumenti e di consentire al cittadino di rapportarsi nel dialogo con appunto i servizi e le istituzioni in una maniera molto più consapevole, perché sicuramente più efficace. Per cui offriamo istruzione, offriamo assistenza in quello che è appunto l'accesso a questi servizi, forniamo informazione perché dobbiamo sottolineare il fatto che l'informazione oggi non è sempre chiara e non è sempre corrispondente al vero. Non è tutto oro quello che luccica, quello che si legge sui giornali o che si ascolta sui mezzi di informazione.
In che modo noi facciamo questo? Allora, cerchiamo di valorizzare appunto le competenze del cittadino, che deve essere il primo interlocutore con le istituzioni. Interveniamo a difesa del malato non autosufficiente, per quello che è ottenere le prestazioni, i servizi di tipo sanitario, sociosanitario a cui ha diritto. E cerchiamo di fornire questi strumenti, proprio gli strumenti per questa interazione, alla persona che è direttamente interessata. Che cosa è fondamentale perché, le associazioni realizzino questo? È fondamentale creare delle alleanze. Creare delle alleanze che, consentano appunto di instaurare delle collaborazioni che sono fondamentali per promuovere i diritti in generale. Per quanto riguarda Diana, dal 2020 l'associazione Diana è entrata a far parte insieme ad altre 40 organizzazioni del Coordinamento Nazionale Diritto alla Salute della Persona Non Autosufficiente e con tutte queste associazioni che sono sul territorio nazionale. Praticamente affianca i familiari che quotidianamente si trovano a vedere negato il diritto alle cure, in atto molto spesso ad opera dei provvedimenti, delle delibere regionali. E qui arriviamo a un tasto molto dolente, perché come emerge da molti studi e da come possiamo vedere anche dalle nostre slide, la riforma del titolo quinto ad opera della legge costituzionale del 18 ottobre del 2001 ha praticamente creato 21 sistemi sanitari regionali che funzionano in modo completamente diverso, con normative diverse da una regione all'altra, per cui è proprio il caso di dire regione che vai, sistema sanitario che tu trovi. Un sistema sanitario che attualmente, io devo dire che sono una grande sostenitrice del sistema sanitario nazionale e lo sono perché in effetti noi abbiamo una legge, la 833 del 1978, che è stata la legge che ha attuato il sistema sanitario nazionale. Che è una legge importantissima perché questa legge promuove il principio di universalità, di eguaglianza per le cure sanitarie. Non dimentichiamo che abbiamo l'articolo 32 della Costituzione italiana che dice esattamente come è stato anche anticipato prima, che la salute è un diritto. È un diritto del cittadino e di questo diritto si fa garante lo Stato, per cui questo diritto che è un bene collettivo, perché se noi immaginiamo che la salute del cittadino comunque viene a incidere su quello che sono le risorse pubbliche, perché il sistema sanitario nazionale si basa è alimentato dalla fiscalità generale. Ovvio, ci sono prestazioni che richiedono il pagamento di un ticket, ma in alcuni casi vi sono prestazioni ed esami che invece sono totalmente a carico del servizio sanitario. C'è da dire che la normativa, conoscere la normativa è importante, è fondamentale. Infatti, il nostro ruolo si svolge soprattutto in quello che è l'ambito di protezione giuridica e delle disposizioni patrimoniali. È importante che il cittadino sia consapevole dei suoi diritti. Poi ci sono le associazioni a cui appoggiarsi e che possono indirizzare nella maniera migliore appunto le persone. Vado avanti con la slide. Ecco, qui appunto mi riprendo alla 833, ma oltre la 833 noi abbiamo quelli che sono definiti i livelli essenziali di assistenza. Nel DPCM del 12 gennaio del 2017 sono stati aggiornati tutti quelli che sono i servizi sanitari e sociosanitari che
Il sistema sanitario è tenuto a derogare ai cittadini. E cosa accade nelle singole regioni? Nelle singole regioni noi spesso vediamo che i LEA non vengono attuati. Il sistema sanitario nazionale nostro, italiano, è un sistema veramente all'avanguardia. Il problema non è la mancanza di normativa. Il problema è l'attuazione della normativa, è dare attuazione alla normativa ed è questo il compito del cittadino ed il compito delle associazioni, ottenere l'attuazione delle normative vigenti. Una cosa mi ha colpito nella preparazione appunto di questo webinar ed è stato lo studio che è stato fatto da Cittadinanza Attiva e che ha pubblicato dei dati che fanno veramente preoccupare. Innanzitutto mostrano come appunto non vengano rispettati i livelli, l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, perché se noi guardiamo questa slide, vediamo che non vengono rispettati i tempi per le prescrizioni, per esempio in questo caso della mammografia. Prescrizioni di mammografie che dovrebbero essere a 10 giorni arrivano a 150 giorni di attesa o addirittura a 2 anni di attesa. Soprattutto ecografie TAC, meno del 50% viene erogato nei tempi previsti. Cosa significa questo? Questo sicuramente significa un grave ritardo nella diagnostica e un grave ritardo nella diagnostica in questo particolare tipo di tipologia significa anche incidere in maniera importante e potrebbe essere anche, diciamo, determinante su quelle che sono le aspettative di vita del paziente. Ecco che allora il rispetto dei LEA è fondamentale, è importante che le prestazioni vengano erogate nei tempi utili previsti. Com'è importante che non ci siano liste d'attesa per le prestazioni, sia di tipo sanitario che di tipo sociosanitario. Vogliamo parlare delle liste d'attesa per le persone non autosufficienti che sono in attesa di entrare nelle strutture residenziali perché il loro livello di non autosufficienza è tale per cui non può essere assistito a casa? Perché ben vengano le cure domiciliari, ma le cure domiciliari devono dare il tipo di assistenza di cui il malato ha bisogno. Devono essere efficienti per quello che sono i suoi bisogni sanitari, non solo, ma anche socio-sanitari. Una cosa importantissima, qual è? È che, come dicevo prima, il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio che tutti alimentiamo con la fiscalità. Ognuno di noi, pagando le tasse, alimenta il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni possono essere soggette a ticket. Ma vi possono essere anche dei casi, in base ad esempio al livello economico del paziente, in cui le prestazioni sono anche gratuite. E cosa sta accadendo? Sta accadendo che con l'aumentare dei tempi di attesa le persone devono alla sanità privata, cioè alle strutture private che fanno questi servizi e queste prestazioni, che erogano questi servizi. Naturalmente, sborsando denaro di tasca propria. E questo non rispetta il principio di egualità, di uguaglianza e di universalità che è enunciato nella 833, ma che è enunciato anche nell'articolo 32. Quindi, teniamo presente che ecco, una cosa che forse ho dimenticato di ricordare. La norma nazionale prevale sulla norma regionale e quindi esistono sì delle norme regionali che vanno contro la norma nazionale, ma non sono valide, non sono da rispettare. Quindi le associazioni aiutano anche ad affrontare queste situazioni veramente, veramente critiche.
In generale noi vediamo in questi tempi che c'è, come dire, un progetto per svuotare la sanità pubblica. Ecco perché io dico la sanità pubblica va assolutamente salvaguardata e va sostenuta e va protetta. Perché se guardiamo anche all'ultima legiferazione che è stata fatta in materia di non autosufficienza con la legge 33 del 2023 sull'appunto in materia di politiche di non autosufficienza per la persona anziana, ecco che vediamo che spostare il paziente non autosufficiente dal comparto sanitario al comparto sociale significa svuotare proprio il comparto sanitario. Non solo, ma significa non riconoscere, e questo è fondamentale, penso anche sul tema di oggi, è fondamentale riconoscere che la non autosufficienza è un problema di carenza di salute. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Questo è stato confermato nel convegno del 17 maggio scorso che abbiamo organizzato presso la Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma, e presenti il professor Giovanni Maria Flick, che è il presidente emerito della Corte Costituzionale, presente il presidente della SIGOT, che è la società appunto di geriatria, mi sfugge il nome in questo momento, portate pazienza. Questi eminenti relatori hanno confermato e hanno sostenuto appunto il principio che la non autosufficienza è un problema di malattia. Una non autosufficienza che può essere dovuta appunto a malattie croniche, e anche in questo caso, come ne parliamo oggi, come è stato detto anche prima, anche il tumore può diventare una malattia cronica. Una malattia che richiede cure di lungo termine, e le cure di lungo termine devono essere assicurate ai pazienti malati cronici, che sono pazienti curabili anche se non guaribili. Il malato cronico è un paziente curabile che deve essere curato dal sistema sanitario. Non possiamo scaricare, come tenta di fare la legge, o come in effetti fa nel suo testo la legge 33, che non parla mai di malattia, non parla mai di malati, parla di persone, di anziani, ma la non autosufficienza non colpisce solo gli anziani. Proprio perché è una questione di salute, di carenza di salute, può colpire ciascuno di noi in qualsiasi momento della sua vita. Una malattia, basta una malattia per renderci non autosufficienti. Quindi, proprio per questo dico, è fondamentale che non confondiamo l'ambito sanitario, le competenze sanitarie con l'ambito sociale e le competenze sociali, perché nell'ambito sanitario, nei LEA, esistono diritti esigibili. Cioè diritti che se non vengono erogati, un qualsiasi cittadino può rivolgersi in ambito giudiziario ed ottenerne l'erogazione, ottenerne il rispetto. Questo è fondamentale. Nell'ambito sociale, nel comparto sociale, non esistono diritti esigibili, esistono prestazioni che vengono erogate in base alle risorse disponibili, come viene ripetuto anche in questo testo di legge che ho appena annunciato, la 33 del 2023. Le risorse, una volta terminate, terminano pure le prestazioni. Inoltre, l'accesso non è universalistico ed egualitario per tutti, perché quello che comanda è la condizione di malattia, di essere malato, di avere una patologia. Ma il criterio di accesso diventa un criterio economico. È un criterio quindi che, come dire, discrimina. Perché se noi cominciamo a basare l'accesso alle prestazioni, alle cure, in base a un criterio di disponibilità economica, come facciamo utilizzando l'ISEE, ovvio che le persone che non sono completamente non abbienti
quelle che non sono completamente non abbienti vengono tutte escluse da dall'accesso a queste prestazioni. Ecco, io adesso a questo punto vado a concludere, vi faccio soltanto notare che appunto qui i dati ISTAT del 2022 dicono che proprio per una mancanza di disponibilità economica o per difficoltà nell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ben 4 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure. E non parliamo poi del fatto che il 90% delle strutture utilizza macchine obsolete per quello che è la diagnostica. E che ovviamente la spesa sanitaria a carico del cittadino è aumentata in modo veramente, veramente esponenziale. E le regioni virtuose, diciamo, sono le regioni che vediamo qui, le regioni del Piemonte, la regione che è riuscita, il Friuli Venezia Giulia è la regione sicuramente più virtuosa, che è riuscita a coprire l'88% di quello che è lo screening che è rivolto a tutte le persone sopra i 59 anni, a tutte le donne sopra i 59 anni, ovviamente si vede che c'è un chiaro dislivello, quella diciamo difformità, no, nella realizzazione delle prestazioni e nell'attuazione dei LEA. La vediamo sicuramente dal nord al sud. E questo ci deve far pensare, non possiamo continuare ad andare verso questa deriva, dobbiamo attuare l'articolo 32, la 833 e di LEA. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Donatella Oliosi, presidente di Diana Onlus, per i dati che sono stati portati all'attenzione di questo contesto e soprattutto per le considerazioni che devono essere trasferite alle istituzioni pubbliche che dovranno meditare e riflettere su come davvero poter difendere il diritto alla salute di questi pazienti, soprattutto che devono lottare contro il cancro. Io adesso passo il testimone a Valeria Fava, che interviene sulla tutela della salute, scusate, che interviene sui diritti dei malati di cancro. Valeria Fava è la responsabile del coordinamento delle politiche della salute di cittadinanza attiva. In sostanza, diciamo, si occupa all'interno dell'associazione di coordinare tutte le iniziative progettuali a supporto delle politiche per la salute. Quindi, testimone a Valeria Fava. Prego. Allora, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, grazie davvero per questa bellissima opportunità e grazie anche alla dottoressa Oliosi per la sua presentazione, davvero molto, molto brillante e grazie anche per averci dato alcuni dei nostri dati che fanno davvero parte della nostra quotidiana attività. Allora, intanto veramente qualche breve cenno su chi è Cittadinanza Attiva. Allora, Cittadinanza Attiva è un'associazione, un'organizzazione civica fondata circa 45 anni fa, proprio quest'anno celebriamo i nostri 45 anni ed è nata per promuovere l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, per la cura del bene comune e la salute, come poc'anzi si è detto, è da ritenere un bene comune e per il sostegno delle persone in condizioni di debolezza. La nostra missione ovviamente si fonda su quello che è un articolo per noi fondamentale, che è l'articolo 118 della Costituzione, ultimo comma, che prevede appunto l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli, associati, ma anche singoli, ricordiamolo, e questo è il motivo per cui noi promuoviamo molto l'empowerment del cittadino per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà.
I nostri obiettivi sono quelli di rafforzare il potere di intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche, quindi valorizzando anche le competenze e i punti di vista che sono alternativi rispetto a quelli degli esperti, del mondo delle istituzioni, intervenire a difesa del cittadino e lo facciamo quotidianamente attraverso la nostra rete dei tribunali per i diritti del malato, che sono davvero su tutto il territorio, abbiamo oltre 200 sedi sul territorio e offrono tutela e informazione orientamento ai cittadini. Attivare le coscienze, in qualche modo è necessario anche in questo specifico ambito lavorare molto sulla consapevolezza dei diritti. Si è detto molto anche prima ed è un elemento molto importante quello di trasferire l'importanza proprio dei diritti e della consapevolezza dei diritti. Attuare i diritti e il riconoscimento delle leggi, poiché oggi sappiamo purtroppo che di norme magari ce ne sono anche molto, ma il vero problema poi è la loro reale implementazione e la possibilità di rendere davvero i diritti esigibili su tutto il territorio nazionale. Fornire ai cittadini strumenti per attivare. Ovviamente, proprio promuovendo l'attivismo civico e promuovendo l'autonoma iniziativa anche del singolo cittadino, noi cerchiamo di sostenerlo attraverso anche non solo l'informazione e la creazione di consapevolezza, ma anche attraverso proprio strumenti di autotutela. E ovviamente quello che cerchiamo di fare anche oggi ne è un esempio, perché immagino che le tre relazioni saranno davvero molto sinergiche tra loro, è quello di costruire delle alleanze, sicuramente tra le associazioni per creare forza, per dare maggiore impatto alle iniziative che si stanno svolgendo, ma anche molto nella interlocuzione pacata e aperta anche con le istituzioni, proprio perché il punto di vista del cittadino sempre di più deve divenire un elemento positivo, un elemento che aiuta a costruire le politiche e non solamente più, come era forse più nel passato, un luogo di contrasto, ma semmai di facilitazione, di miglioramento delle politiche. Vado avanti con la slide. Ovviamente la nostra azione si basa sul principio della partecipazione. Per noi produrre decisioni condivise è un elemento fondamentale. Un po' risponde a quel famoso motto nulla su di noi senza di noi, no? Che spesso il paziente cronico in particolare, ma il paziente in generale, vuole che venga rispettato. Nessuna politica può essere fatta senza che vi sia l'espressione di un bisogno, così come nessuna. Una norma, se ci pensate bene, è mai nata senza che l'espressione del bisogno fosse stata appunto espressa in modo forte e anche coeso. Quindi, diciamo, tutto ciò che noi proponiamo sono delle iniziative che in qualche modo evitano che le decisioni, le norme e la loro attuazione avvenga senza che ci sia il coinvolgimento e che avvenga dall'alto. Per quanto riguarda quell'attività di cui vi parlavo, noi abbiamo appunto oltre 200 sportelli di ascolto, informazione e tutela sul territorio che sono prevalentemente all'interno di ospedali e strutture pubbliche sanitarie. Raccogliamo ogni anno davvero migliaia di segnalazioni e redigiamo ogni anno un rapporto civico, peraltro da un paio d'anni arricchito con anche dati, diciamo, di secondo livello, che quindi vengono dal mondo delle istituzioni, dal mondo accademico, proprio per mostrare un quadro chiaro e definito di quelle che sono le criticità dei cittadini nel confronto con il Servizio Sanitario Nazionale a 360 gradi, partendo dalle liste d'attesa fino a finire a focus specifici su alcune patologie. Per quanto riguarda il tema dell'oncologia, che è da sempre uno dei, purtroppo, degli ambiti nei quali riceviamo maggiori segnalazioni, queste che vi elenco, ma sono molte altre, ancora oggi continuano ad essere le maggiori problematiche segnalate dai cittadini. Molte sono state annoverate dalla dottoressa Oliosi poco fa, sicuramente una fortissima mancanza di informazione e orientamento. Ad oggi essere orientati rispetto ai diritti e all'offerta di servizi sul territorio è un elemento che fa la differenza anche in merito alle scelte di cura, ai percorsi di cura e anche agli esiti.
Il tema dell'accesso tempestivo alle cure. Ad oggi sappiamo quanto la pandemia abbia ulteriormente aggravato il tema dell'accesso alle prestazioni. Sono stati stanziati molti fondi per il recupero delle liste d'attesa, oltre 1 miliardo, proprio per avviare azioni e strategie regionali per il recupero delle liste d'attesa, ma non è solo la pandemia che ha creato questo fenomeno, lo ha semmai acuito. È un problema quello delle liste d'attesa. Un po', diciamo, per noi una delle priorità su cui intervenire, che ovviamente era presente anche molto prima e continua ad esserlo oggi. Non vediamo che ci diciamo, siamo di fronte ad un reale miglioramento dell'accesso. L'equità sul territorio, si è detto, la legge 833 tenta di, come dire, indicare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale deve essere assolutamente uniforme, equo sul territorio. I livelli essenziali di assistenza sono quelle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, allo stesso livello di qualità, di accessibilità, di tempestività. E purtroppo, come si diceva ancora prima, è vero che la nostra Italia presenta 21 servizi sanitari distinti, che vanno davvero a diverse velocità in ogni ambito. Ancora l'accesso alle cure innovative in ambito oncologico è un tema assolutamente attuale. Vi sono, grazie alla scienza, grazie all'innovazione, delle opportunità di cura importantissime, sulle quali poi tornerò brevemente, che chiaramente proprio per questa, diciamo, difficoltà in realtà di garantire quell'equità d'accesso sono accessibili più facilmente in alcune realtà e meno in altre. Sicuramente per problemi organizzativi, sicuramente molto spesso anche per problemi di risorse economiche, ma anche a volte di competenze sulle quali bisognerà assolutamente investire. Ancora la prossimità delle cure in contrasto con la mobilità sanitaria. Sappiamo quanto la mobilità sanitaria in oncologia è un elemento cardine, purtroppo, delle difficoltà che vivono le persone, sempre ancora una volta legata a questa disuguaglianza di accesso alle cure sul territorio, impossibilità di accedere a cure innovative su tutto il territorio, e quindi purtroppo la tendenza delle persone a doversi spostare per trovare le cure migliori. Noi vogliamo lavorare invece affinché la qualità delle cure sia resa prossima anche con una lettura che si inserisce in un nuovo contesto che è quello del PNRR, della riforma dell'assistenza territoriale, che vedrà sul territorio una spinta molto forte in termini di offerte di cure e che probabilmente anche l'oncologia potrà giovarne, ovviamente non per le cure, diciamo, acute, nelle fasi acute della patologia, dove l'ospedale rimarrà verosimilmente il luogo di elezione, ma senz'altro per tutte quelle altre prestazioni di monitoraggio, di follow-up, di riabilitazione, di accesso ad esempio a programmi sulla salute anche psicologica del paziente, potranno trovare sul territorio degli elementi di grande utilità proprio grazie alla prossimità. E ancora la qualità della vita. La qualità della vita è un elemento quasi evanescente, ma voglio dire, è su quello che noi dobbiamo lavorare. Ogni diritto ha in sé il tema della qualità della vita, della facilità d'accesso, della sburocratizzazione e chiaramente anche della, diciamo, sostenibilità anche delle terapie che a volte sono molto impattanti. Noi abbiamo una Carta Europea dei diritti del malato che sancisce 14 diritti sui quali noi da ormai 22 anni, perché nel 2001 è stata emanata, come dire, la consideriamo un po' la nostra Costituzione, un po' la nostra bussola. Attraverso questi 14 diritti noi incardiniamo le nostre politiche e le incardiniamo sempre di più con dei focus specifici anche su delle tematiche in particolare. Vi ho mostrato alcune delle iniziative recenti che abbiamo portato avanti in ambito oncologico. Si va da campagne di informazione, perché l'informazione è, come dicevo prima, uno dei primi elementi che garantisce l'equità d'accesso, perché permette a tutti di essere almeno consapevoli dei diritti, e quindi abbiamo lavorato molto sugli screening oncologici, ma anche sulla possibilità di poter beneficiare, ad esempio, di test genomici per il tumore alla mammella. Oggi si parla tanto di oncologia, appunto, del
della mammella, del seno, e esistono oggi a disposizione dei test prognostici che permettono di capire se una persona può o meno fare, ad esempio, una chemioterapia o può magari auspicabilmente evitarla. Abbiamo lavorato molto sulla medicina personalizzata in oncologia, abbiamo lavorato su percorsi diagnostico-terapeutici, costruendo ad esempio in Regione Campania due PDTA proprio sul tumore al polmone e sul tumore alla mammella, in collaborazione con l'IRCCS Pascale e la Rete Oncologica Campana. Abbiamo lavorato, dopo di me ci sarà la dottoressa Iannelli, insieme in un manifesto proprio per promuovere tutte le iniziative utili affinché ogni tumore correlato all'HPV sia sconfitto prevalentemente attraverso le vaccinazioni oggi a disposizione, che sono un diritto fondamentale inserito nei LEA, e attraverso gli screening, come poco fa si parlava. Uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto è questo con il Fiocchetto Rosa, insieme per l'oncologia del futuro, lo abbiamo chiamato. Abbiamo riunito oltre 60 persone, da esperti a sociologi, a persone che si occupano di welfare culturale. Abbiamo cercato di costruire un gruppo di lavoro davvero eterogeneo per provare a mostrare, diciamo, quelle che sono le priorità per i pazienti oncologici, priorità da rendere esigibili immediatamente e priorità sulle quali ci aspettiamo uno scenario un pochino più lungo, ma sul quale è bene cominciare a creare cultura e consapevolezza. Questo lavoro ovviamente si fonda sui quattro pilastri della strategia di contrasto ai tumori europea, che prevede appunto la prevenzione, l'individuazione precoce, la diagnosi e il trattamento e la qualità della vita come questi, diciamo, grandi pilastri sui quali andare a lavorare. E noi attraverso questa strategia partecipata abbiamo un po' delineato i grandi diritti, appunto, le sfide e le proposte da fare sulle quali lavorare nel prossimo futuro. E qui di seguito quelli che sono un po' i diritti sui quali dobbiamo lavorare, lo stiamo facendo, lo faremo ancora con le nostre iniziative, insieme alle altre associazioni, insieme al dialogo con le istituzioni, che vanno dalle politiche per consentire una copertura vaccinale, ad esempio per l'HPV, che raggiunga gli obiettivi previsti dal piano per i prossimi anni. Ancora la possibilità di estendere i programmi di screening anche ad altre patologie. Ad oggi si sta tanto discutendo, ad esempio, della possibilità di avviare programmi di screening per il polmone, ma soprattutto rendere facilmente accessibile e maggiormente un maggiore accesso da parte delle donne a quelli che sono screening oncologici, che sono, diciamo, già previsti da tanto tempo, ma che vedono una grandissima difformità d'accesso sul territorio, con un fortissimo gradiente nord-sud. Si diceva prima, il Friuli Venezia Giulia è la regione che mostra risultati migliori, ma sappiamo che ci sono regioni del sud, come la Calabria, purtroppo, la Sicilia, che hanno davvero percentuali molto, molto, molto basse. Ancora sul tema della prevenzione, abbiamo lavorato e stiamo lavorando affinché anche lo screening nutrizionale, che è un elemento molto importante in oncologia, il controllo dell'alimentazione, sia in funzione, diciamo, di prevenzione, ma anche per contrastare possibili aggravamenti della patologia. È un elemento, quello del controllo dello screening della nutrizione, che deve essere assolutamente inserito nei PDTA e nel processo di diagnosi e trattamento delle persone, proprio per contrastare i decessi per malnutrizione che purtroppo ancora oggi avvengono. E ancora lavorare molto sull'educazione sanitaria, la health literacy si dice, e lavorare su una comunicazione efficace sulla formazione al paziente, al cittadino, ma anche molto sul professionista, anche insegnare come relazionarsi con il paziente, poiché è un elemento che fa davvero molto la differenza. In questo ambito abbiamo lavorato, ad esempio, sulla buona relazione proprio tra il cittadino e il paziente, un po' per recuperare quel rapporto di fiducia che è assolutamente cardine in ogni attività sanitaria. Ancora rispetto all'equità delle cure,
stiamo lavorando anche grazie al coinvolgimento di Agenas nel monitoraggio delle reti oncologiche. Pochi giorni fa è stato presentato ieri il report annuale sul monitoraggio delle reti oncologiche. Le reti oncologiche sono un elemento che tende ad uniformare la qualità d'accesso alle cure, tende a creare quei servizi necessari e sufficienti affinché un territorio possa offrire le cure di cui il paziente che abita lì ha bisogno. Ancora l'esenzione del ticket, quanto è importante lavorare affinché il codice 048, oggi previsto a diagnosi accertata, possa essere previsto anche nel momento in cui c'è un sospetto diagnostico, per sollevare le persone da quell'aspetto economico che a volte ostacola anche l'accesso alla diagnosi. L'abbiamo detto, l'accesso alle prestazioni e le liste d'attesa. Il territorio, lo accennavo anche qui, quanto sarà importante vedere e lavorare affinché le prossime case della comunità e comunque in generale la riforma dell'assistenza territoriale possa essere un luogo anche per i pazienti oncologici e lavorare sulla rete delle cure palliative e della lotta al dolore inutile, così come i temi della nutrizione, anche il dolore è un elemento che fa del tutto parte della patologia e che deve essere curato dall'inizio alla fine, deve essere monitorato e le persone non devono assolutamente mai, diciamo, non vedere riconosciuto questo diritto a non soffrire. Ancora il tema dell'innovazione al servizio della cura. Oggi il PNRR mette a disposizione molti fondi per rendere la medicina sempre più digitale e questo può rappresentare un elemento che risponda a un diritto, no? Che risponda alla necessità di avere un confronto rapido, veloce, di avere un monitoraggio della patologia in tempi rapidi. E sicuramente anche quello dell'opportunità di avere un aggiornamento attraverso dei fondi del parco tecnologico. Ad oggi abbiamo una situazione di macchinari davvero obsoleti sul territorio e anche questo fa molto la differenza in termini di diagnosi e di cura. Vado a concludere l'ultimo punto, vivere con e oltre il cancro. Sappiamo quante persone oggi per fortuna sopravvivono al cancro e guariscono. Questo è un elemento determinante e qui c'entra molto la qualità della vita di cui parlavo prima. E quindi ancora oggi la riabilitazione oncologica non è considerata, non è nei LEA ed è necessario che una donna che ha avuto un'asportazione del seno e ha difficoltà di movimento possa accedere agevolmente ad una riabilitazione. Così come gli aspetti psicologici, ancora oggi tornano ad essere tra i problemi più segnalati, non ci si sente ascoltati, la presenza dello psiconcologo non è ovunque, è spesso affidata ad associazioni e non a figure strutturali. Ancora il tempo dedicato è un tempo di cura, bisogna abbandonare la logica dei templari, dei tempari, scusate, per dare il tempo alla comunicazione, alla cura della relazione tra il cittadino e il medico. Ancora il coinvolgimento e il ruolo delle arti, stiamo lavorando molto sul welfare culturale, c'è stato anche un webinar, ho visto poco tempo fa. Quanto è essenziale il bello, come dire, il respiro delle arti, quanto può far sentir bene. Ancora la DAD dei piccoli pazienti, sono state sperimentate delle belle iniziative durante la pandemia, perché questi giovani pazienti non possono continuare ad usufruire di questo strumento e purtroppo in alcuni casi si trovano a non poter seguire gli studi. Ancora il certificato introduttivo oncologico, il dolore burocratico, l'abbiamo chiamato, quanto è pesante. Diciamo, accedere a tutti quegli strumenti, a quegli diritti che riguardano anche l'accesso a benefici economici, quando il percorso, per esempio, per l'invalidità civile è così tortuoso e faticoso. Il certificato oncologico consente una tempestività di accesso a un diritto e sicuramente anche una valutazione più accurata della stato della malattia e quindi della relativa percentuale che viene riconosciuta. E per concludere, il ruolo del caregiver. Il caregiver in questo ambito è un ruolo centrale e il riconoscimento formale oggi è un elemento che deve essere assolutamente sancito attraverso le norme. Chiudo definitivamente con una bellissima notizia di pochi giorni fa, è stato finalmente riconosciuto anche il diritto all'oblio, la possibilità per le persone guarite di cancro di poter dimenticare di essere state pazienti,
di continuare a monitorarsi chiaramente, ma non avere quel peso sulle spalle e quella negazione di diritti che spesso si sono visti togliere proprio a causa dell'essere stati pazienti oncologici. Grazie infinite e buon proseguimento. Grazie. Ringraziamo Valeria Fava, era notorio a tutti il ruolo incessante di cittadinanza attiva e non da oggi, però aver ascoltato quante opportunità ci sono che possono essere servizi e proposte che possono essere utilizzate dai malati e dai familiari dei malati per poter avere una, gestione della cura rispetto a un male così tragico, insomma, ci conforta. Quindi, possiamo dire che non siamo soli come opinione pubblica, come comunità territoriale, ma è sempre bene puntualizzare, soprattutto è sempre bene divulgare queste opportunità, far sapere alla gente che ci sono queste opportunità. Grazie ancora, Valeria Fava. Il terzo intervento è di Elisabetta Iannelli, che ci parlerà dei diritti dei malati, dei guariti dal cancro e dei loro caregiver, informazione e advocacy. L'avvocato Elisabetta Iannelli è vicepresidente AIMAC, Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici, ed è segretario generale di FAVO, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Organizzazione di Volontariato. Prego, avvocato Iannelli. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio anche le relatrici che mi hanno preceduto perché mi danno la possibilità di entrare direttamente nel dettaglio di quelli che sono i diritti dei malati e dei guariti dal cancro e dei loro caregiver e di far conoscere a chi ancora non lo sa quali sono state anche le azioni di advocacy, di lobbying, l'importante supporto informativo che le associazioni dei malati, in questo caso in particolare AIMAC, di cui appunto sono vicepresidente, ma l'intera comunità delle associazioni di pazienti che si ritrovano peraltro nella grande federazione che ne raggruppa più di diverse centinaia, che è la FAVO, che hanno veramente indotto cambiamenti prima di tutto culturali, sociali e anche giuridici in questi anni, che sono andati in un certo senso di pari passo, in alcuni casi forse addirittura hanno preceduto alcuni cambiamenti che dal punto di vista scientifico erano già noti alla comunità, ma che scientifica, ma che non erano ancora entrati nella conoscenza appunto della collettività. E al cambiamento si arriva solamente in questo modo. Brevemente, che cos'è AIMAC? AIMAC è un'associazione di volontariato, un'organizzazione del terzo settore che ha compiuto 25 anni di attività, anzi siamo già nel 26esimo in realtà anno di attività, che svolge la sua azione su tutto il territorio nazionale in 50 punti informativi in 34 città, nei quali sono praticamente impiegati dei giovani volontari di servizio civile che hanno una formazione di tipo psicologico e quindi una capacità di comunicazione, di ascolto, di empatia, di accoglienza nei confronti dei malati e si trovano proprio appunto nei centri di cura oncologici e poi soprattutto da un servizio di helpline che tutti i giorni dalle 9 alle 19 con un pool di professionisti anche che supportano il lavoro delle psicologhe che rispondono alla linea di AIMAC, che dà un'informazione personalizzata a chi si rivolge, quindi appunto malati, ma anche loro familiari, anche in alcuni casi anche amici, datori di lavoro, colleghi di lavoro, tutte le persone che in qualche modo entrano, ahimè, in contatto con la realtà della malattia oncologica, perché appunto il nostro motto è combattere il cancro, per combattere il cancro l'informazione è la prima terapia. E AIMAC ha un sito internet dove sono raccolte tutte un materiale informativo immenso, che può essere ovviamente consultato gratuitamente. Ovviamente siamo presenti anche sui principali social network. Tutti questi strumenti che si sono andati evolvendo nel tempo sono stati pensati per arrivare
il più vicino possibile al malato e affiancarlo nel suo cosiddetto patient journey, nel suo percorso dal momento della cura, della diagnosi fino alla auspicata guarigione o in alcuni casi purtroppo anche nella fase terminale avanzata di malattia. L'offerta, diciamo così, informativa di IMAC sostanzialmente riguarda tutti gli aspetti della malattia oncologica, quindi non solo i tipi di specificamente una collana di 45 libretti, anche questi scaricabili gratuitamente oppure vengono inviati in cartaceo o distribuiti nei punti informativi su richiesta, che riguardano non solo le specifiche patologie, le singole patologie oncologiche, che come sapete non c'è il cancro, sono tanti tipi di cancro, ma va a dare informazioni anche sugli altri aspetti che impattano sulla quotidianità della vita della persona che ha un tumore e quindi vanno dalla informazione sugli aspetti nutrizionali, sugli aspetti della sessualità, sulla preservazione della fertilità, perché questa è una possibilità di dare una progettualità futura a chi ha avuto una diagnosi oncologica, alle terapie integrative, agli studi clinici, come trovarli, che cosa sono, come partecipare, alla caduta dei capelli piuttosto che agli aspetti proprio propriamente più psicologici. E poi soprattutto c'è una sessione dedicata che è quello che ci interessa in questo contesto attuale, che è quella che si riferisce appunto ai diritti del malato di cancro, che è stata sviluppata negli anni ed è sempre arricchita e aggiornata. E la principale fonte informativa è il libretto appunto sui diritti del malato di cancro, che ha visto la sua prima edizione nel 2003 ed è arrivata quest'anno alla 14ª edizione, che viene elaborato in collaborazione con l'INPS, perché le informazioni che noi diamo devono essere informazioni, questo vale per tutti i libretti, assolutamente comprensibili a tutti, quindi scritti in un linguaggio comunicativo molto semplice, ma devono avere una validazione scientifica o in questo caso giuridica. Quindi, mentre quelli sulla patologia vengono rivisti e validati dai maggiori esperti del tema di cui trattano, i diritti del malato di cancro viene appunto rivisto e elaborato in collaborazione con l'INPS. Ma in questa pagina sui diritti del malato trovate anche altre informazioni e, per esempio, ne ho tirati fuori solo un paio, uno focus su quelli che sono, diciamo così, i diritti dei genitori. Che hanno un figlio che ha un tumore, perché voi sapete che è una malattia che impatta sulla vita del nucleo familiare, tanto più se ad ammalarsi è ammalarsi, penso che si senta meglio adesso, ho cercato di alzare il volume. Quindi dicevo, e i genitori per essere a fianco, per sostenere, per prendersi cura del figlio, ovviamente hanno esigenze anche per esempio in ambito lavorativo, no? Di assentarsi dal lavoro e quindi come fare, quali sono i diritti in questo caso di un caregiver che è il genitore di un minore che ha un tumore. E poi anche rivolgendosi invece ai datori di lavoro, perché in questo modo riusciamo ad aiutare anche indirettamente il lavoratore, cioè quindi con 10 consigli al datore di lavoro per come si può gestire anche dal punto di vista organizzativo le necessità, diciamo, di conciliazione di tempi di cura e di lavoro di un dipendente che sia malato oncologico. Ma facciamo una veloce carrellata. Allora, ci sono naturalmente una serie di prestazioni assistenziali di cui ha diritto il malato oncologico che acceda al riconoscimento della condizione di disabilità, stato di handicap o di invalidità civile di un certo grado, in una certa percentuale, che riguarda naturalmente tutte le patologie. Noi l'abbiamo focalizzato su quello che è il caso appunto del malato oncologico, quella che è
abbiamo un po' definito la disabilità oncologica e ovviamente ha diritto, a seconda del stato di malattia, dei tipi di trattamenti a cui, che sta affrontando, alla pensione di inabilità, eventualmente, se ovviamente è una condizione grave, quindi c'è un 100% di invalidità, oppure all'assegno di invalidità civile, ovviamente in un caso e nell'altro, sempre che siano rispettati quei termini, quei limiti, quei tetti reddituali che, previsti dalla legge. Alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento, se la condizione è ancora più grave e il malato non è in grado di svolgere le attività quotidiane, all'indennità di frequenza, se stiamo parlando di un minore. E è molto utile, almeno così ci hanno confermato chi ha scaricato e letto il libretto, delle tabelle che aiutano ad interpretare le voci del verbale di invalidità e di handicap, perché sono scritte in un burocratese non sempre semplice, con riferimenti a testi normativi, e per capire che cosa è stato riconosciuto a seguito dell'accertamento da parte dell'INPS della condizione di invalidità o di handicap. Si è accennato prima al certificato introduttivo oncologico. Questo è un percorso che nasce da parecchi anni fa, nel senso che circa appunto 10 anni fa, su impulso di FAVO, l'incontro, abbiamo promosso, diciamo così, l'incontro tra i medici oncologi di IOM, i medici legali di IMSS, affinché fosse stilato un certificato specialistico oncologico che dà l'avvio alla procedura telematica per accertamento di invalidità e di handicap, che può essere compilato, attenzione, sì dal medico di base, ma anche dall'oncologo che si è accreditato presso l'IMSS. Ora, questo certificato non ha ottenuto, nonostante siano passati 10 anni e che si sia fatto molto per cercare di far conoscere e di far applicare l'utilizzo di questo certificato anche da parte degli specialisti di patologia, ancora non ha una diffusione soddisfacente, mettiamolo in questi termini. Mentre sarebbe importante, perché siccome è questo il primo atto che dà l'avvio al riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap, se è completo e compilato correttamente, ovviamente l'accertamento avverrà in maniera corretta da parte della commissione medico-legale dell'INPS e in tempi celeri. Se questo non avviene, si va incontro magari a richieste di ulteriori documentazioni, di approfondimenti, oppure da erronea valutazione che poi porta anche a un contenzioso che francamente non fa bene né al paziente ma neanche all'organizzazione, alle istituzioni e all'INPS. Nel 2006 siamo riusciti, grazie a un'azione di lobbying di FAVO, che vi dicevo appunto, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, a ottenere con la legge 80 del 2006 che per i malati oncologici, per quanto riguarda l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, fosse previsto una linea cosiddetta preferenziale più rapida, ovvero che entro 15 giorni dalla domanda deve essere chiamato a visita l'interessato. Questo perché? Perché precedentemente il riconoscimento della disabilità oncologica avveniva anche in un anno e mezzo, quando il malato, dopo un anno e mezzo, quindi quando il malato oncologico aveva magari terminato le cure e quindi non aveva più bisogno, diciamo, di questo riconoscimento, di questa tutela, oppure purtroppo non ne aveva più bisogno perché non c'era più. Andiamo avanti. Abbiamo anche ottenuto un automatismo nel riconoscimento dello stato di handicap grave per i minori in trattamento oncologico, e anche questo è una facilitazione importante per la famiglia, perché è evidente che un minore che ha una malattia oncologica ha bisogno dei suoi genitori e quindi che la sua condizione è una condizione che rientra nei canoni, diciamo così, ha tutti i requisiti per il riconoscimento dell'handicap grave. Ci sono anche delle indicazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'indennità di accompagnamento per gli ultra 65 anni, perché è una tematica un po' particolare che può indurre in errore anche nella lettura appunto del verbale dell'INPS. Passiamo al cuore del problema, cioè continuare o riprendere a lavorare è un'esigenza vitale, ma è anche un diritto. Il lavoro ha una valenza terapeutica e l'attività lavorativa aiuta ad affrontare quella crisi che è determinata dal cancro, sia a livello
psicologico e sociale, oltre che economico. L'aspetto economico forse è, non dico residuale, perché certamente si ha necessità anche del reddito da lavoro, del lavorativo, ma l'importanza del lavoro è, almeno così ci confermano anche i malati, è proprio di tipo psicologico e di reinserimento, inserimento, inclusione sociale. Oltretutto, un malato di cancro su tre è un lavoratore, e quindi bisogna pensare anche che questo è un investimento sociale che è economicamente produttivo, oltre che ha un valore in termini di professionalità che va tutelata, perché il malato, se viene estromesso dal mondo del lavoro, diventerà un peso per la società, quando invece può ancora dare molto e essere appunto dare il contributo alla collettività. Ovviamente sapete che per avere agevolazioni e tutele sul lavoro è necessario avere l'accertamento di una certa percentuale di invalidità e l'handicap in situazioni di gravità. Questo sia che il lavoratore, che il, sia esso stesso malato, sia ovviamente in modo un po' diverso, che sia il caregiver lavoratore, cioè che il lavoratore si prenda cura di un paziente oncologico. Qui una veloce carrellata, proprio a mo' di punti elenco, di quelle che sono le tutele, gli strumenti che può utilizzare il lavoratore malato oncologico, a partire da quando ancora non è lavoratore, cioè la possibilità quindi di accedere alle liste del collocamento obbligatorio, quindi le liste co cosiddette protette, se ha un'invalidità superiore al 46%. Il fatto che si debbano trovare delle soluzioni cosiddette accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, che poi sono delle soluzioni di buon senso sostanzialmente, che però sono supportate anche da tutele giuridiche che il nostro ordinamento prevede, riconosce, garantisce. La scelta della sede di lavoro e il fatto che ci si possa opporre al trasferimento in una sede lontana dal proprio domicilio, le mansioni lavorative che devono essere adeguate alle mutate condizioni di salute, il divieto di lavoro notturno sia per il caregiver lavoratore che in maniera indiretta, cioè mediante l'accertamento da parte del medico competente per quanto riguarda il lavoratore stesso che sia ammalato, il part-time, che è un'altra delle acquisizioni che abbiamo ottenuto grazie alle attività di advocacy di AIMAC e poi anche di FAVO, lo smart working, quindi questo è un altro esempio di accomodamento ragionevole, di flessibilità, telelavoro, lavoro agile, ne abbiamo sentito parlare moltissimo durante il Covid, ma per i malati oncologici era già un'esigenza anche prima, le assenze durante la malattia, quindi il fatto che siano comunque tutelate anche dal punto di vista economico, non solo giuridico, con l'indennità di malattia, l'esenzione dalle fasce di reperibilità per i malati oncologici, anche qui circolare ottenuta con pressing presso il Ministero della Funzione Pubblica prima e del Welfare dopo, sempre da parte di AIMAC, la conservazione del posto di lavoro, l'aspettativa non retribuita quando sono state esaurite tutte le altre strumenti di tutela, le assenze per terapie salvavita previste da alcuni contratti collettivi, quali sono i permessi e i congedi lavorativi, quelli della legge 104, ben noti a tutti in presenza di un accertamento di handicap in condizioni di gravità, alcuni permessi lavorativi per eventi e cause particolari, ma questi sono 3 giorni all'anno, il congedo per cura agli invalidi, ovvero 30 giorni di congedo retribuito all'anno, lavorativi, quindi sostanzialmente un mese e mezzo di assenza retribuita per cure connesse all'invalidità riconosciuta, il congedo straordinario e biennale retribuito che riguarda il caregiver lavoratore, il congedo non retribuito quando non è possibile perché non ci sono i requisiti, ovvero l'handicap grave, però può essere utile per conservare il posto di lavoro, le ferie e i riposi solidali. La tutela dei lavoratori autonomi, i liberi professionisti e tutte le possibilità di pe eventuale pensionamento anticipato. E poi abbiamo detto, ne abbiamo accennato qua e là, i diritti del caregiver lavoratore. Gli accomodamenti ragionevoli quali sono? Possono essere il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio, il mutamento delle mansioni per migliorare le condizioni di vita, la riduzione del lavoro col part-time reversibile, la rimodulazione del lavoro con pause, con flessibilità oraria in entrata e in uscita, cambiamenti di turno, l'utilizzo del lavoro agile. Il part-time, questo è quello di cui vi parlavo, in un primo momento fu
riconosciuto, appunto, grazie all'introduzione nella legge Biagi su richiesta di AIMAC, che i lavoratori del settore privato potessero accedere appunto al part-time e avere poi diritto di tornare al tempo pieno una volta superata la fase critica di malattia, e poi esteso ai lavoratori del pubblico impiego, è esteso in misura, diciamo, leggermente diversa, ma anche ai familiari lavoratori, cioè i familiari malati di cancro, che hanno un titolo preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel mutamento dell'orario dal tempo pieno al tempo parziale, proprio per prendersi cura dei loro cari. L'esclusione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, questa è stata un'altra acquisizione delle istanze di FAVO e di AIMAC, sia per quanto riguarda il pubblico impiego come anche del settore privato. Rimane il problema di una, come dire, tutela non sufficiente dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, ma anche qui abbiamo cercato di dare delle indicazioni di quali sono alcuni strumenti utili per gestire, diciamo così, la crisi causata dalla malattia oncologica. E in estremissima sintesi, i diritti del caregiver lavoratore, ovvero i 3 giorni al mese, i permessi retribuiti, se il proprio caro gli è stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità, la scelta della sede di lavoro e il divieto di trasferimento, ovviamente il domicilio cui si fa riferimento, che deve essere scelto, è quello vicino alla persona che si assiste, e di questo è stato necessario fare dare un chiarimento, perché altrimenti c'era un abuso di questo strumento. Il congedo, che vi dicevo, straordinario retribuito, che può essere continuativo o frazionato fino a un massimo di 2 anni per assistere il familiare malato, la priorità nella trasformazione da tempo pieno a parziale, le ferie e i riposi solidali, che sono oggetto di una legge molto recente e poi sono stati anche estesi dalla contrattazione collettiva, e quindi la possibilità di usufruire di ferie e riposi che vengono donati dai colleghi di lavoro al lavoratore che ha una necessità, in questo caso di assistenza di un proprio caro malato, e il divieto di lavoro notturno, considerato troppo, diciamo, inadatto, inadeguato per chi deve prestare cura a una persona in condizioni di handicap grave. Un focus per i lavoratori, anche per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, cioè se ci sono le condizioni, l'accertamento di un certo grado di invalidità di tipo previdenziale o anche detta pensionabile, per cui il malato può avere diritto all'assegno ordinario di invalidità, ma questo solo nell'impiego privato, non nel pubblico impiego. La pensione di inabilità, se c'è una totale impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, e quindi la possibilità di andare precocemente in pensione con una pensione che però è conteggiata come se il lavoro fosse stato prestato per l'intera per 40 anni, anche se invece purtroppo è intercorsa una malattia molto prima di questo termine. L'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, che corrisponde in qualche misura, è analogo all'indennità di accompagnamento, ma è di natura previdenziale, cioè solo per i lavoratori che hanno versato un certo numero di contributi per un certo numero di anni, c'è una serie di requisiti contributivi. E poi le altri tipi di pensione per i lavoratori pubblici, per inabilità alla mansione lavorativa o a qualsiasi proficuo lavoro, perché nell'ambito del pubblico impiego ci sono delle norme ancora più di dettaglio. Infine, suggerimenti anche per la gestione degli interessi giuridici, ovvero la procura notarile piuttosto che l'amministratore di sostegno, l'utilizzo del contrassegno di libera circolazione di sosta, con la novità del codice della strada recente, della gratuità del parcheggio anche nelle strisce blu ovunque, non solo nei comuni che lo prevedono, e quali sono invece le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Concludo, come accennava prima la collega di Cittadinanza Attiva, sulla nuova legge sull'oblio oncologico, per la quale abbiamo tanto, come dire, lottato e faticato negli ultimi, direi,
forse 15 anni, da quando abbiamo cominciato a parlare delle difficoltà di accedere a un mutuo, a un'assicurazione o a un'adozione per quanto riguarda i malati oncologici. Ora, per chi è guarito dal cancro, non è più necessario dichiararlo, non deve essere più richiesto, non possono essere fatte indagini investigative nel momento dell'assunzione, per esempio, oppure nel momento in cui viene richiesto un'assicurazione sulla vita, della persona che è considerata guarita, ovvero dopo 10 anni, sono passati 10 anni dalla fine dei trattamenti attivi e dalle ultime evidenze di malattia, o se ne sono passati 5 se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Tra l'altro, questo testo, appunto, che è stato licenziato il 5 dicembre definitivamente dal Senato, quindi deve andare ancora in Gazzetta Ufficiale, prevede uno strumento molto flessibile. Per il quale dovremo batterci nei prossimi mesi, che sono dei decreti attuativi che potranno stabilire dei termini inferiori ai 10 o ai 5 anni per alcune patologie oncologiche che possono essere considerate guarite anche in un termine più breve. Questi alcuni dei de, 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 delle, delle informazioni, delle notizie, delle attività di lobbying e di advocacy che hanno portato buon frutto e che sono sicuramente partite da segnalazioni degli stessi pazienti. E questa è la forza delle associazioni dei pazienti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie davvero all'avvocato Elisabetta Iannelli per la esauriente elencazione di tutte le tutele dei pazienti affetti da malati di cancro e per i loro caregiver. Completiamo il quadro degli interventi con una videotestimonianza della presidente dell'Associazione Vivere a Colori Sardegna, la professoressa Marilena Pintore, che abbiamo intercettato in viaggio per l'ennesimo viaggio della speranza a Milano per la programmazione di un altro intervento chirurgico. Salve a tutti, sono Marilena Pintore, presidente dell'Associazione Vivere a Colori Sardegna che opera in tutto il nostro territorio nel centro Sardegna e adesso si è insomma un pochino allargata anche nelle altre province. La nostra associazione è giovanissima, è nata nel 2019, quando mi sono ammalata anch'io di cancro e mi sono resa conto delle criticità e delle problematiche che c'erano non solo nell'ospedale, nel nostro ospedale San Francesco, ma in tutto il territorio. E quindi da un piccolo gruppo di malattie oncologiche si è arrivato poi si è talmente ingrandita che siamo adesso migliaia di iscritti. Abbiamo iniziato in un periodo non molto felice, perché oltre alla malattia c'era il Covid e quindi stavano chiudendo i reparti. Quando poi abbiamo visto che era imminente la chiusura del reparto di oncologia, ci siamo inizialmente incatenate davanti all'ospedale San Francesco, per poi continuare una lotta all'interno di un camper. Abbiamo visto 7 mesi in un camper in piazza Vittorio Emanuele, che è la piazza insomma, la piazza più importante della nostra città di Nuoro, e abbiamo vissuto lì e da lì ci siamo rese conto veramente della sofferenza e della voglia di ci occupiamo adesso. Era anche sui numeri Chiedo alla regia di sospendere la programmazione del video, per cortesia. Perfetto. Se mi sentite? Perfetto. Allora, scusate, c'è stato un problema tecnico nella riproduzione del video.
Il video sarà sicuramente inserito nella registrazione che sarà poi diffusa nella pagina degli eventi di Forme SPA come, diciamo, uno dei tanti prodotti informativi della webinar numero 9. Ci attendiamo e ci aspettiamo in questi minuti finali domande dalla platea dei convenuti a questo webinar, per cui chiedo alla regia di segnalarmi qualche domanda. Vedo una domanda che leggo. L'opera di lobbying implica un processo che va dalla base. Che va dalla base, le varie associazioni, al vertice, le autorità politiche. Capita mai che i policymaker si rivolgano a voi senza bisogno di sollecitazioni da parte vostra? Domanda per chi vuole intervenire, dei relatori. Valeria Fava, prego. Non so se anche altri, posso dare un messaggio di speranza in questo senso. Devo dire che negli ultimi anni è una pratica che avviene abbastanza spesso. Devo dire che noi, ma come tanti altri, sicuramente Favo, anche moltissimo, siamo chiamati all'interno di tavoli nazionali del Ministero della Salute, di Agenas, proprio a contribuire nella definizione di linee guida, di indicatori per i monitoraggi. Siamo state coinvolte, ad esempio, nella redazione del Piano Oncologico Nazionale. Questo è un elemento di grande rilevanza. Quindi diciamo, ultimamente il riconoscimento dal mio punto di vista delle organizzazioni civiche, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di pazienti sta avendo dei risultati piuttosto positivi. In altri casi purtroppo bisogna, come dire, premere, soprattutto, ripeto, affinché quanto è scritto venga poi di fatto applicato e implementato e reso esigibile. Questo è un lavoro ulteriore. Prego, Avvocato Confermo, Iannelli, prego. no, confermo il coinvolgimento, devo dire, no, per fortuna non sempre formale, perché quello formale non ci interessa, voglio dire, noi vogliamo andare al concreto, quindi ci interessa di andare lì dove si può lavorare, per cui abbiamo contribuito molto fattivamente, direi, sia al piano oncologico, al tavolo del Ministero, anche sbattendo i pugni se necessario e quando necessario, in Agenas, in diversi tavoli per quanto riguarda non solo le reti oncologiche, ma anche le reti nazionali di tumori rari, al Ministero della Disabilità, dove per la prima volta è entrata la disabilità oncologica, Favo è componente dell'osservatorio appunto del Ministero per le Disabilità, ovviamente in altri contesti anche del Ministero della Salute. Diciamo che dal punto di vista strettamente, queste sono le istituzioni, dal punto di vista politico c'è più bisogno, diciamo così, di tirare un po' per la giacchetta, però come avete visto poi i risultati ci sono, questo da ultimo dell'oblio oncologico, e devo dire che la sensibilità e l'attenzione è comunque molto più alta in questo momento, e quindi nel momento in cui tiriamo per la giacchetta, la risposta arriva e poi c'è anche un seguito, non si ferma solamente a una audizione, magari una mera audizione in commissione, va oltre e si arriva al risultato. Perfetto, dottoressa Donatella Carlosi. Oliosi. Allora, diciamo che sicuramente una volta interpellate, quantomeno c'è una risposta e anche una partecipazione, lo abbiamo visto sia nei convegni di Roma che nel convegno di Milano del 17 novembre scorso. Ovvio che su questi temi, su queste battaglie, è fondamentale l'iniziativa e la partecipazione civica, cioè se non c'è il cittadino che mostra diciamo, di tenere particolarmente alla questione, no? Di essere interessato, di essere
di pretendere di essere ascoltato, ecco, perché secondo me è molto importante anche quello, no? Se non c'è la partecipazione poi del cittadino, direi che anche le associazioni fanno fatica a farsi ascoltare e poi soprattutto ad ottenere dei risultati. Credo che il coinvolgimento civico sia fondamentale, è fondamentale. La coscienza civica deve crescere, deve maturare moltissimo. Mi Grazie. permetto solo di fare come dire, approfondimento. C'è una distinzione importante da fare tra attivismo civico e associazioni di pazienti, perché sono due forme di interazione, appunto, di attività anche di lobbying e di advocacy che si possono ovviamente rafforzare e integrare reciprocamente, ma sono fondamentalmente molto diverse. Quindi è importante che ci siano entrambe le componenti perché non sono sostituibili l'attivismo civico rispetto a quello che può portare un'associazione di pazienti che nasce e agisce sulla base di un'esperienza personale o familiare di malattia. Tanto che questo è stato recepito in un recente atto della conferenza Stato-Regioni, siamo riusciti, devo dire, grazie poi al lavoro fatto all'interno di Agenas, a far recepire appunto e che disciplina. Delinea, anzi più che delinea la differenza, diciamo così, di impegno e quindi di conseguente coinvolgimento tra associazioni pazienti, volontariato in senso ampio, che non è necessariamente associazioni di pazienti, reti associative, che sono organizzazioni di secondo livello, e attivismo civico, quindi tutte queste componenti diciamo così, che nascono dal basso in un certo senso, in ambito di reti oncologiche. Ovviamente quel documento della conferenza Stato-Regioni è una prima disciplina, in un certo senso, un primo riconoscimento che cerca di fare un po' di chiarezza in questo grande serbatoio di umanità che si impegna per il bene degli altri. Perfetto, siamo diciamo in orario, in perfetto orario, no? Abbiamo sforato di qualche minuto, ma mi pare abbastanza naturale, visto anche l'importanza degli argomenti trattati. Quindi intanto ringrazio sentitamente le relatrici per i loro qualificati interventi. Ricordo l'appuntamento importantissimo, l'ultimo webinar che è previsto per il 18 di gennaio, dove si parlerà della ricostruzione della mammella dopo un intervento. Ringrazio i coorganizzatori di questo progetto importante, diciamo, piano europeo di lotta al cancro, e cioè i colleghi dell'Europe Direct di Chieti, della provincia di Verona, di Roma Innovazione, del Formez, dell'Università di Siena, del Consorzio Universitario di Trapani, Sicilia, dello Europe Direct Venezia, Veneto, dell'Europe Direct Emilia Romagna, dello Europe Direct Molise e dello Europe Direct Lombardia. Consentitemi anche di ringraziare i colleghi dello staff di Europe Direct Nuoro, Michela Tricomi e Francesco Ruiu, che mi hanno supportato nella gestione della moderazione di questo importantissimo webinar. E che dire, buon lavoro a tutti e buone e serene feste a tutti. Grazie.